Pino Maniaci è il noto giornalista antimafia di Partinico che per primo ha scoperchiato il pentolone sulla presunta cattiva gestione della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. La responsabile dell'ufficio è stata sospesa dall'incarico e l'inchiesta che ne è nata ha toccato anche altre personalità delle istituzioni. A causa della sua opera di denuncia, paradossalmente, Pino ha rischiato e rischierebbe ancora di finire in manette. Non solo. Di recente ha ricevuto anche la notizia che la frequenza sulla quale trasmette la sua emittente, Teleiato, deve essere spenta perché arrecherebbe disturbo alle emittenti maltesi. Noi di Fanpage siamo andati ad intervistarlo. I carabinieri del comando provinciale hanno tratto in arresto quello che considerano l'erede di Totò Riina e di Bino Provenzano. Abbiamo saputo con nostro rammarico, veramente, però ti devo dire che non è una cosa piacevole parlare male di una istituzione, di un magistrato o di un tribunale, che erano coinvolte anche altri pezzi dello Stato come il prefetto di Palermo, come un colonnello della DIA e tanti altri ancora che addirittura brigavano per un'accusa di mafia nei miei riguardi e farmi arrestare per bloccare questa indagine. Ovviamente Caltanissetta forse a questo punto ha anticipato quella che era l'inchiesta e ha messo immediatamente in evidenza quello che già aveva nelle mani. Abbiamo sollecitato attraverso un nostro relazionale al procuratore Lovoi, e lo sollecito grazie allo spazio che mi concedete anche attraverso voi, di parlare di quello che sono le misure di prevenzione di Palermo e degli abusi della Saguto. Ci sono centinaia di operai che piangono l'aver perso il posto di lavoro grazie alla cattiva gestione, ma anche all'abuso di potere fatto dalle misure di prevenzione con gli amministratori giudiziari. Se questo è il messaggio che passa ai cittadini, cioè che noi abbiamo una magistratura che guadagna così in maniera sconsiderata e che in più ci sono degli abusi, ovviamente ti lascio immaginare cosa può pensare il cittadino, qual è l'istituzione a cui si dovrebbe rivolgere. A peggiorare la situazione arriva anche l'ordine di spegnere le frequenze di Teleiato. Alcune frequenze devono essere spente per la pacificazione nazionale con gli altri stati. Guarda caso, noi 3 anni fa, con il passaggio, un vecchietto me l'ha chiamato, al vegetale celeste, sarebbe il digitale terrestre, mi hanno dato il numero 28 pur già sapendo a priori, un canale 28, poi LCN diventa 273, sapendo a priori che questo canale andava chiuso. E veramente, diciamo, lascia un po' basiti. Adesso è arrivato il momento che entro il 2 dicembre Teleiato dovrebbe spegnere il segnale da Monte Bonifato. Noi copriamo semplicemente una piccola porzione di territorio in provincia di Palermo e Trapani, Palermo compresa, che ovviamente è a Palermo, non è canale 28, che ovviamente non potrà mai andare a disturbare Malta, ma ci è arrivata la notizia che dobbiamo 2 dicembre spegnere la frequenza di Teleiato. Ovviamente, cioè, ti anticipo che abbiamo intenzione di resistere, se è il caso, visto che si parla anche di procedimento penale, se non spegniamo, di farci arrestare. Gli faremo trovare la redazione con migliaia di cittadini all'interno, compreso anche nella postazione della montagna, incatenati per non spegnere Teleiato, e quindi chiediamo semplicemente al Ministero dello Sviluppo Economico e delle Telecomunicazioni di fare una verifica, che ovviamente non può essere Teleiato ad andare a disturbare Malta, perché si infrangono il nostro segnale nemmeno sugli scogli di Palermo, pensa su Malta. Ma quindi l'ordine di cattura nei suoi confronti è stato archiviato? Pino ci risponde così. Ci lascia un po' a pensare sia questo, diciamo, provvedimento, sia il fatto che ancora non è detto
che quell'inchiesta per mafia, e quello che posso pensare è che noi, lo dico con molta franchezza, ovviamente siamo diventati il ricettacolo di tutte le persone colpite in maniera giusta o ingiusta da parte delle misure di prevenzione, che si sono precipitate qui a Tenea a raccontarci le loro storie. E ovviamente abbiamo ricevuto presunti mafiosi e presunti innocenti o innocenti, ma noi facciamo il mestiere di giornalista e abbiamo l'obbligo di ascoltare tutti. Quella sarebbe un'altra storia, ovviamente da questo punto di vista è una storia che non potranno portare avanti, e specialmente dopo la levata di scudi credo che ormai questa cosa sia passata. La lasciamo col punto interrogativo. Pronto?